Ciao a tutti amici di Trailrunning.it, oggi vi parlo dello zaino idrico Camelback Zephyr. Uno zaino da trail running che pesa sui 200 grammi, è molto leggero e ha una capacità di 10 litri, quindi adatto anche per affrontare lunghe distanze in autosufficienza. È uno zaino che ha degli spallacci molto ampi che si possono regolare sul corpo sia grazie alle stringhe laterali che quelle pettorali, che possono essere anche posizionate lungo i bordi. Come vedete, ci sono dei passanti dove prendere il gancino della stringa e posizionarla a seconda di quelle che sono le vostre preferenze. Quindi uno zaino molto personalizzabile dal punto di vista della vestibilità e molto molto capiente. Abbiamo degli spallacci larghi con tasche ampie, forse su due livelli. Come vedete, ci sono dei porta flask, soft flask sulla parte superiore. In questo caso ne ho messe solo una, far vedere come è facile toglierle e metterle. Può ospitare qualsiasi tipo di soft flask, e sotto la tasca espandibile, vedete, c'è anche la stringa di compressione del bordo, molto ampia anche questa. In questo caso ci ho messo una giacca antivento, all'occasione inizia a fare un po' fresco, ce l'ho proprio a portata di mano. Quindi se ci sta un capo come la Patagonia o Denim Jacket, pensate, e c'era ancora posto, quanta roba eventuale, tipo barrette, gel, guanti, ci può stare parecchia roba, insomma, in questa tasca inferiore. E sulla parte esterna della tasca è inserita questa ulteriore barra in strato di tessuto mesh, all'interno della quale io ci ho messo una lampada frontale. Guarda, l'apertura è grande e giusto per mettercela dentro, e anche un eventuale power bank per la ricarica di quelli stick un po' più stretti. Nella tasca sinistra, nell'omologa tasca sinistra, invece ci ho messo, ecco, una borraccia rigida termica. Quindi una cosa che può essere utile sia d'inverno che d'estate, se ci mettete del tè caldo in estate, ci volete mettere una bibita ghiacciata che poi si scioglierà durante il tragitto per bere più fresco, ebbene potete farlo. Questo è uno dei pochi zaini che permette di portare le borracce rigide. Naturalmente ne va a discapito un po' la capienza dell'altra tasca superiore. Volendo, ci si può mettere anche il soft flask in questa, guardate, si può fare così, per avere una maggior autosufficienza idrica, volentieri si può fare, però insomma alla fine non è che, sì, è anche stabile, ma non è tanto comoda la cosa, Magari se avete le borracce rigide, quelle piatte, può essere un po' meglio, ma non cambia tanto. Poi vedete, cambia anche il modo in cui veste lo spallaccio, non è più aderente, cioè insomma si può fare, ma è meglio di no. Meglio a quel punto rinunciare a un mezzo litro d'acqua in più e sfruttare la tasca eventualmente per metterci qualcosa di morbido, tipo un bath, ma nemmeno, che poi a contatto col corpo, col sudore, si andrebbe un po' a inumidire. No, se adottate la borraccia rigida, questa è basta nello spallaccio di sinistra, e nella tasca zippata, ecco qua che ci potete mettere lo smartphone, che è abbastanza protetto. Diciamo che il tessuto ripstop di cui è fatta il rivestimento, appunto, degli spallacci, dà una protezione, ma la zip non lo è. Quindi se piove, sì, è protetto, ma meglio comunque metterci una bustina in più impermeabile. E questo per quanto riguarda gli spallacci. Ok, ora passiamo alla parte posteriore. Come vedete, veste alta, non va nella zona lombare, quindi durante la corsa non vi dà noia. Io sono 1,77 m, veste abbastanza bene, abbastanza stretto e abbastanza compatto. Ora vi faccio vedere, è compatto, mi tolgo un po' le borracce per manovrarlo meglio mentre ve lo faccio vedere, e poi per farvi vedere anche com'è la struttura dello zaino. Ok, togliamo anche questa.
la sacca, lo vedete, grande e giusto, ha questa tasca espandibile, tessuto mesh, molto profonda, che poi ha una particolarità, la sacca non è dritta, finisce un po' prima sopra e quindi lascia una parte più ampia in questa zona qui. Vi faccio vedere, qui ci ho messo la parte superiore, un paio di guanti, e poi vedete, qui ha fatto una pallottolina compatta e ho messo una giacca antipioggia Cimalp Storm, vedete? Ecco qua, vedete che la sacca non arriva fino in fondo, lascia questo spazio. Ed è una cosa intelligente perché, come vedete, quando vuol riempire la sacca con un oggetto voluminoso non va a formare un'ulteriore gobba, il che è utile nella gestione un po' delle masse, dei volumi che incidono un po' anche sulla posizione. Quindi io ve lo faccio rivedere, prendo, filo dentro e non fa gobba, ma va a riempire questa parte inferiore, vedete, rimane tutto bello compatto, benissimo. E la sacca principale, anche questa è fatta con un tessuto ripstop molto leggero e resistente, la zip non è nastrata, quindi ok, ci potete mettere le cose, sono un po' protette dalla pioggia, ma direi che un'eventuale sacca sarebbe anche meglio. Vedete, all'interno io ora ci ho messo un capo molto voluminoso, protettivo, magari per l'inverno, un piumino in prima loft. E quindi vi faccio vedere, all'interno abbiamo il van, è corpo unico, diviso a metà da questo tessuto sempre ripstop. C'è anche un'ulteriore taschina dove magari ci mettete chiavi della macchina, documenti, soldi, insomma, quello che vi può servire non si sa mai. E come avete visto c'è abbastanza spazio per un piumino. Naturalmente, se in questo scomparto che è a contatto con lo schienale ci mettete la sacca idrica, cioè, vi creerà un pochino di, come dire, di quel riempimento di cuscino che quando lo andate a indossare lo sentite, magari non vi farà più sentire lo schienale e tutto lo zaino bello fasciante come invece lo è, perché è molto morbido, guardate qualche roba, è molto morbido, ma non è minimalista di quel senso di un tessutino plasticoso, no, qui abbiamo un mesh 3D che, come vedete, presenta diversa magliatura, un po' più ampia nelle parti qui, un po' più stretta ai bordi, lo stesso sugli spallacci, molto ampia nella parte superiore, un po' più, guardate qua, che bella ampia la magliatura, un po' più stretta in queste zone dove serve magari un po' più di struttura per portare il peso e per reggere l'appoggio. Quindi è stato studiato questo mesh veramente per offrire massima traspirazione del vapore acqua prodotto dal corpo e quindi non portare a quel punto in cui il sudore poi diventa troppo impregna e ve lo sentite colare un po' dappertutto in maniera fastidiosa. E insomma, lo zaino, cioè, ho detto, 200 grammi, leggerissimo, e anche se non lo portate carico, vedete, veste molto compatto e non balla la sacca, e guardate, proprio un gileino, wow. Lo potete usare anche solo per metterci la giacca antipioggia e lo smartphone quando uscite, insomma, e lo potete, non si sente proprio addosso, molto morbido, molto comodo, capiente per quello che serve se dovete affrontare un ultra trail, ci riuscite a mettere quello che è richiesto come materiale obbligatorio, oltre l'acqua, ho detto, ci mettete appunto, oltre il software, se ci andate a mettere sotto qui una giacca antipioggia, che ci sono giacche, anche la Patagonia Storm Racer è poco più grande di questa, ce la filate benissimo, la giacca montane Minimus, come i pantaloni Minimus, potete avere materiale protettivo, cioè al portata di mano, piove, ve lo tenete. Se non portate quello, ci mettete tantissima riserva idrica alimentare, insomma, uno zaino che vi dà tante opzioni di utilizzo e
con tutto quello che è anche una superiore capacità di far traspirare, respirare il corpo, non ai fianchetti, proprio nelle zone dove spesso le magliette hanno la tramatura diversificata per migliorare appunto la traspirazione, e quindi non va, cioè spendete 100 euro una maglietta, poi ci mettete fianchetti, cacchio, 100 euro buttate via, cioè è inutile che la maglietta sia fatta tutta strafighissima e tecnologica se poi ci mettete sopra lo zaino. Cioè, può essere anche quello, poi il fianchetto ha la sua utilità, specie d'inverno, magari avete anche la giacca antipioggia, quindi cazzo me ne frega della traspirazione, a quel punto sudate comunque, cioè a volte siete più bagnati dentro che da fuori per via del sudore. Quindi uno zaino che non sarà il migliore, ma cioè, almeno è il mio preferito per la vita di tutti i giorni, anche per andare a correre tranquillamente sulla ciclabile e portandomi dietro una giacchettina e tutto, oppure farmi un'uscita di qualche ora, o veramente, oltre non ne faccio, ma se dovessi, specie in estate, allora penserei a questo, molto comodo, leggero, infatti giusto, ti organizzi mentalmente facilmente e vai. Camembert Zephyr.